Djibouti, quartiere di Picatus. Qui si vive in baracche di lamiera e cartone. I servizi igienici sono pressoché inesistenti. La siccità fa il resto. Questa scuola è nata proprio per dare un aiuto alle donne, perché loro stesse dicevano: mai nessuno è venuto qui da noi ad aiutarci. Allora ci siamo fatti un po' coraggio e siamo venute a stare un po' con loro. Veramente vediamo che hanno tanta buona volontà di imparare e tanta volontà di emanciparsi, perché l'emancipazione qui è un po' da desiderare ancora. Adesso stiamo facendo questa, diciamo, quasi come una gara, perché ogni indumento che loro cuciono noi diamo un voto, e abbiamo promesso che quando sarebbero arrivati a 100 punti noi avremmo dato un premio. Loro ancora non lo sanno, però noi abbiamo in programma di dare una macchina da cucire per loro, da tenersela, in modo che una volta che loro hanno imparato qua il lavoro possano continuare nel loro quartiere a cucire ed aiutare la loro gente e nello stesso tempo guadagnare qualcosa anche per la loro famiglia. Questi sono i lavori che fanno con il maestro. Poi fanno matematica, esercizi. Queste ragazze, prima di venire qui, che cosa facevano in casa? À la maison, il restait à la maison, il ne faisait rien parce que il y a beaucoup de difficultés, parce que aussi il y a des filles qui sont pauvres là et qui restent dans leur maison, et aussi il y a des filles aussi qui peuvent acheter des choses, mais en disant ils font rien à la maison. Perché le ragazze, le bambine vengono qui per l'alfabetizzazione, qual è il motivo? Per apprendre l'alfabetizzazione, écrire, lire, e per gagner leur vie, par exemple, s'il apprend à lire et à écrire, e s'il continue jusqu'au fond là, peut-être ils vont gagner pour leur famille. Ils vont trouver le travail et ils vont gagner pour leur famille quelque chose. Perché non hanno il certificato di nascita? Parce que l'acte de naissance là, il y a beaucoup de gens là, par exemple, comme il y a des gens qui sont pauvres là. Le certificat de naissance, il faut payer. Dopo i 3 anni di alfabetizzazione, che cosa fanno queste ragazze? Hanno fatto 3 anni, hanno imparato a leggere, scrivere, contare, ma che cosa fanno dopo questi 3 anni? Oui, mais pendant ces 3 ans, ils vont savoir lire et écrire, mais en tout cas, ça sert à rien pour eux, parce qu'ils ont besoin de continuer jusqu'au bout cette alphabétisation. S'ils continuent jusqu'au bout, ils peuvent travailler et partir dans l'établissement. Mais dans 3 ans là, ils ne peuvent rien gagner. Ils ont besoin de continuer l'alphabétisation jusqu'au bout. Uno dei tanti quartieri, il quartiere 7.
Qui si vive per strada, si lavora, si mangia e spesso si dorme per strada. Ma il sorriso compare sempre sui volti di questa gente. Nella struttura della Caritas, i bambini di strada arrivano la mattina, alla spicciolata. Si lavano, fanno colazione, baguette e marmellata. Ci sono maschi e femmine. Dopo la colazione, tutti a riposare in una grande stanza. Ma alla sera, la strada torna ad essere la loro casa, il loro crudele destino. La crisi che colpisce Gibuti è dovuta in particolare alla siccità, sta causando naturalmente molti problemi a livello di salute e di malnutrizione. La crisi è dovuta sia alla scarsità di acqua presente nel suolo, sia ai limiti strutturali dovuti alla gestione, all'amministrazione del paese, ma anche e soprattutto direi alla qualità dell'acqua. Infatti anche se l'acqua in alcune parti c'è, non è potabile, anche se viene bevuta lo stesso, in quanto il territorio subisce soprattutto in tutta la fascia costiera delle infiltrazioni del mare e quindi l'acqua risulta essere troppo salata. In altre zone invece è presente un alto tasso di fluoruro o di nitrato che causa, come ben sapete, malattie alle ossa, eccetera, eccetera. Ecco, di conseguenza quello che servirebbe sarebbero dei filtri, presumo, per poter far sì che di conseguenza venga resa potabile. Si può lavorare sulla qualità dell'acqua con dei filtri o con dei sistemi di igiene volti, diciamo, perché il problema è sia batteriologico che chimico. E quindi sicuramente i filtri possono essere un'ottima soluzione. Per quello che riguarda invece altre problematiche, noi per esempio abbiamo avuto la possibilità di vedere questi famosi bambini, tra virgolette, bambini sì, di strada. Anche questo è un problema per cui potrebbero eventualmente servire degli aiuti a voi che siete qui. Assolutamente sì. La situazione sanitaria. Problemi relativi al territorio, se parliamo di siccità naturalmente è quello che c'è. Perfetto, detto. Parliamo di perfetto. Scarsità di acqua, qualità, perfetto. Ma naturalmente nel territorio sono presenti tantissime problematiche. Una delle più importanti è quella dei bambini di strada. Ci sono numerosissimi bambini di strada che generalmente sono stranieri, sono rifugiati di guerra, la maggior parte sono somali o etiopi e fuggono da realtà difficili, dalla povertà o dalla guerra e si rifugiano a Gibuti dove nel centro è più facile trovare qualcosa da mangiare.
però la loro realtà sicuramente è anche molto difficile, in quanto soffrono molto, soffrono moltissimo naturalmente anche la discriminazione, lo sfruttamento. Molte delle nostre bambine si prostituiscono, i bambini sniffano la colla, vengono picchiati, la situazione è molto difficile. E poi la nostra struttura d'accoglienza purtroppo è soltanto diurna, nel senso i bambini nel pomeriggio, la sera tornano in strada, dormono nei cartoni, eccetera eccetera. Quindi sicuramente questa è un'altra realtà, ci sarebbe moltissimo da fare. Oltre alla malnutrizione, per esempio, sono frequenti problemi di congiuntivite, questo l'hai vista anche tu, o problemi ai denti. Quindi si possono proporre anche dei progetti a riguardo su dell'assistenza medica, o sull'acquisto di medicina, o sulla costruzione dei dispensari in alcune parti del territorio che sono totalmente scoperte. Djibouti, una piccola repubblica tra Eritrea, Etiopia e Somalia. Una vecchia e storica ferrovia congiungeva Addis Abeba alla città di Djibouti. Oggi il treno non c'è più. E pare spesso che anche il mondo si sia dimenticato di questo piccolo pezzetto d'Africa. Buongiorno, sono Giovanni Parrino, responsabile dei progetti per Caritas Djibouti. Oggi abbiamo registrato un po' di immagini, abbiamo fatto un po' di foto sulla distribuzione di beni alimentari qui ad Obok. Caritas Djibouti sta continuando la distribuzione dei beni alimentari del progetto 646 di aiutare i bambini, che prevede per 46 bambini malnutriti la distribuzione di due scatole di latte da 900 grammi e di 2 kg di zucchero. Quello che vi chiediamo è che di aumentare un po' la razione dei beni distribuiti, in quanto le famiglie sono molto numerose. Sicuramente due scatole di latte e 2 kg di zucchero non sono sufficienti in un mese per aiutare bene e sostenere bene i bambini malnutriti presenti nelle famiglie. Inoltre la siccità a Djibouti continua ancora e sta creando molti problemi sia a livello di sanità, ma anche sotto tanti altri punti di vista, e quindi sarebbe bello e opportuno poter aiutare tanti altri bambini di altre famiglie che non riusciamo a raggiungere, e di poter aiutare meglio anche questi bambini di queste famiglie che stiamo attualmente aiutando, ma non secondo me bene, e non secondo me in maniera sufficiente. Quindi volevo anche aggiungere che nel caso in cui aiutare i bambini fosse disponibile a continuare o sostenere un progetto di distribuzione dei beni alimentari, quello che riteniamo opportuno, che chiediamo, è di come minimo raddoppiare un po' le reazioni e, se possibile, magari di dare 4 kg di riso per ogni famiglia. Due, tre.